Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro, perché il mondo venga a te, o Padre, conoscere il tuo amore, avere vita con te. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo verso la conclusione di questo novenario in onore di San Pio, ricordando il suo pio transito e anche la celebrazione della sua festa. E questa sera vogliamo, ecco, ricordarlo in un aspetto, vorrei dire, fondamentale della sua vita, una vita consacrata al Signore, una vita donata ai fratelli. E in questa dimensione della sua vita di consacrazione al Signore, prima di tutto, proprio per rispondere a questa chiamata di Dio, egli apre il suo cuore all'incontro con Lui. Un incontro fatto di tanti momenti, ma soprattutto un incontro fatto di intimità, di momenti di preghiera, come tante volte il Vangelo ci ricorda di Gesù, che si ritirava in luoghi appartati a pregare. Ecco, sappiamo bene quanto tempo Padre Pio ha donato alla preghiera, la preghiera che per lui era fondamentale ed era veramente la comunione con l'amato, con Gesù, colui che riempiva il suo cuore di tante grazie, di tanto amore. La preghiera che Padre Pio ha fatto in tanti modi, nella contemplazione del Signore, soprattutto nella celebrazione dell'Eucaristia, ma poi quella preghiera semplice, quella preghiera costante che era il Santo Rosario. E sappiamo bene come, ecco appunto, la preghiera semplice apre il cuore a Dio. Sappiamo bene come la preghiera semplice e dà la possibilità di incontrare il Signore, di incontrare la Madonna, di incontrare gli altri santi, di parlare con loro con semplicità e anche, ecco, avvicinarci a Dio con umiltà. L'unica preghiera, ce lo ricordiamo, che Gesù ha lasciato ai Suoi: quando pregate dite Padre nostro. Ecco, quella preghiera che ci introduce nella familiarità con Dio, nella comunione con Lui. Ed è bello la saggezza e la pedagogia che noi possiamo trovare in questa preghiera, di come Gesù ci invita a glorificare il nome del Padre, a invocare che si compia in questa terra la sua santa volontà, come è nei cieli, come è realizzata dagli angeli, dai santi. E poi il bisogno che abbiamo di questa vicinanza di Dio alla nostra vita, questo pane quotidiano che chiediamo, ma soprattutto il perdono. Continuamente abbiamo bisogno del perdono di Dio, ma Gesù ancora una volta ci ricorda che questo perdono lo possiamo ricevere soltanto se il nostro cuore è aperto ai fratelli, al perdono verso gli altri. Ecco, allora, guardando Padre Pio,
vogliamo rinnovare la nostra volontà e il desiderio di pregare. Certamente non arriveremo a quella preghiera continua, perseverante, nell'intimo del cuore, nonostante tutti gli incontri, tutti gli impegni che lui aveva. E però ce lo ricordiamo che la preghiera è il respiro dell'anima, è il nutrimento del cuore. E quindi vogliamo chiedere a San Pio che insegni anche a noi, con l'umiltà del cuore, anche la fiducia nel Padre, anche questa preghiera perseverante che fa aprire il nostro cuore a quella che è la bontà e la generosità di Dio. E come sempre, guardando a Lui, vogliamo chiedergli di aiutarci ad avere gli stessi sentimenti, le stesse devozioni, tra virgolette, verso le persone care, la Madonna, San Giuseppe, il Padre San Francesco, San Michele Arcangelo, l'Angelo Custode e le anime del Purgatorio, come tanti altri modelli di vita che noi abbiamo nel Paradiso. Chiediamo a Padre Pio la perseveranza nella preghiera costante e la fiducia immensa nell'amore di Dio. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Da una lettera di Padre Pio a Maria Gargani. Combattete da forte ed otterrete il premio delle anime forti. Non vi abbandonate mai a voi stessa. Nei momenti di suprema lotta e di estremo abbattimento, ricorrete alla preghiera. Confidate in Dio e non rimarrete giammai sopraffatta dalla tentazione. Se il Signore vi mette alla prova, sappiatelo che Egli non permetterà che d'essa sia superiore alle vostre forze. Alto e glorioso Dio, o glorioso San Pio, maestro di preghiera, sostieni le nostre invocazioni con la tua intercessione e ottienici dal Padre Celeste, per mezzo del suo Figlio Gesù, nello Spirito Santo, le grazie che ardentemente desideriamo. Immagine di Cristo, Signore.